Giovedì 11 dicembre, benvenuti alla prima edizione del TG4 di Telecupole, il telegiornale interregionale dedicato ai fatti del Piemonte e della Liguria, di Ponente. Nella recente fotografia del Censis, Torino e Verona sono le due città dinamiche che dovrebbero trainare la ripresa del nord. Più lenta invece la trasformazione di Milano. I dettagli del nostro primo servizio. Milano potrebbe ricoprire un ruolo di metropoli internazionale, ma sembra non crederci abbastanza, mentre Torino e Verona sono le città da cui arriva nuova forza. E la fotografia scattata dal Censis nel suo 42esimo rapporto, il presidente Giuseppe De Rita col direttore generale Giuseppe Roma, mettono a fuoco in particolare il ruolo del nord nella presentazione milanese. Milano non è una vera capitale perché non è consapevole di quello che è. È ancora una metropoli provinciale, mentre dovrebbe avere l'orgoglio di una metropoli internazionale e sviluppare la capacità progettuale degna di una città da 8 milioni di abitanti, commenta Roma. Torino doveva essere la città più colpita dalla crisi, invece non bisogna sottovalutare la capacità propulsiva di questa città. E l'altra molto forte è Verona. Tutte e tre insieme nella fotografia del Censis sono il bilanciere con Milano al centro che dobbiamo rafforzare. Nello scenario di crisi attuale e di metamorfosi, il Censis, nella presentazione milanese del suo 42esimo rapporto, punta inoltre il suo focus sul nord e sottolinea l'urgenza di trovare un nuovo modello di sviluppo. La cultura del nord è quella di fare la storia, mentre il sud la ingoia, la subisce e non si trasforma, spiega il presidente del Censis. Il vecchio modello di sviluppo però non può reggere nei prossimi 20 anni. Il piccolo e bello, commenta De Rita, ci fa stare tranquilli, ma non è in grado di affrontare i prossimi anni. La metamorfosi del lungo periodo è già in atto con la dimensione internazionale. Passiamo subito alla cronaca purtroppo tragica dal Cuneese. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 lungo la statale 28 in località Olle fra San Michele, Mondovì e il santuario di Picoforte. Un uomo di 55 anni è morto nello scontro tra due auto, si chiamava Luigi Meriggio, era di Castellino Tanaro. La statale è stata interrotta e dalle 9.30 circa si circola a senso unico alternato. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e 118. A causare lo scontro potrebbe essere stato il fondo stradale reso viscido dalla pioggia e dalla neve caduta nelle ultime ore. Razziavano invece le automobili del gruppo Fiat parcheggiate nei piazzali di stoccaggio, autoradio e navigatori satellitari che poi rivendevano via internet con ingenti guadagni. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Torino. Sono accusati di aver commesso a partire dal 2007 decine di furti per un valore di oltre 200.000 euro. E ora notizia di servizio per chi viaggia, Autostrade per l'Italia comunica che per interventi di manutenzione straordinaria all'interno della galleria Villa Tassara sarà chiuso al traffico dalle 23 di giovedì 11 alle 5 di venerdì 12 dicembre il ramo di intersezione che unisce la A10 Est per chi proviene da Savona e la A26 Nord in direzione Alessandria. Pertanto i veicoli diretti verso Gravellona Toce, quindi verso il nord del Piemonte, dovranno proseguire sulla A10 Est verso Genova, sino all'uscita di Voltri per rientrare in autostrada al casello di Voltri in direzione Alessandria. Ammontano a 8 milioni di euro le risorse che la Regione Piemonte stanzierà nel 2009 per la sicurezza delle piste da sci piemontesi. Il testo licenziato dalla Commissione Consiliare Post-Olimpica sarà discusso nei prossimi giorni in aula. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla cultura Giuliana Manica in un incontro organizzato con il CEI Piemonte. Sono previsti interventi sulla segnaletica, sugli obblighi dei gestori degli impianti e per migliorare il comportamento degli sciatori sulle piste. Il piano arriva, ha sottolineato la Manica, alla vigilia di una stagione invernale che si presenta di grande rilievo per il Piemonte. Attendiamo molti turisti, promuoviamo l'immagine della regione sempre più lontano, ma è necessario che i turisti trovino un'offerta adeguata a questa promozione. L'assessore ha parlato di lavoro prezioso svolto nel 2008 con il CEI Piemonte e ha detto per la prima volta si è riusciti ad aggredire nuovi mercati, in particolare il Giappone, l'India e la Russia. Torniamo a Torino capoluogo, i divieti di transito nella ZTL ambientale ordinaria di Torino sono stati sospesi per domani venerdì in occasione dello sciopero del trasporto pubblico indetto dai sindacati nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto integrativo. Rimangono i divieti di circolazione nelle vie e corsie riservate a mezzi pubblici e limitazioni alle auto Euro 0 benzina e diesel ed Euro 1 diesel. E ancora la Giunta Comunale di Torino ha prorogato le tariffe promozionali per la sosta nei parcheggi Caio Mario, Stura e Sofia. Il costo del biglietto giornaliero per il park and ride rimane a 2 euro, l'abbonamento mensile a 25 e quello annuale a 230. Con il biglietto, oltre alla sosta, si acquista il diritto a utilizzare l'intera rete urbana di trasporti pubblici.
E ora la sanità dalla provincia di Torino ha aperto a Settimo Torinese in via Santa Cristina il nuovo ospedale per lungo degenza e riabilitazione. La struttura realizzata dalla società francese SIAS S.P.A. è stata acquisita con oltre 35 milioni di euro al termine di una lunga trattativa dalla Regione Piemonte attraverso le ASL Torino 2 di Torino e Torino 4 di Chivasso, formando così una società mista a forte maggioranza pubblica. L'iter d'acquisto si è poi concluso nel maggio del 2008. Nuova vita per il Palazzo del Lavoro di Torino, realizzato nel 1961 per le celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia. L'edificio verrà destinato a una vocazione fortemente commerciale, ma ammettendo soltanto attività di rango, consone alla qualità architettonica e comunque inferiori ai 18.000 metri quadri. Appartenuto al Demanio, il palazzo al confine di Torino con Moncalieri occupa una superficie di 25.000 metri quadri e la sua volta poggia su 16 pilastri di cemento di 25 metri d'altezza. La nuova destinazione del Palazzo del Lavoro è stata decisa dalla Giunta Comunale in previsione del 2011, quando verrà festeggiato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 40 milioni di euro in più sul sociale. Questa è la proposta anticrisi che la Giunta di Mercedes Bresso proporrà nel nuovo documento di bilancio messo a punto dall'assessore Paolo Peveraro. La somma individuata è il frutto di un attento lavoro di Lima sul testo compiuto da Peveraro insieme agli esponenti della maggioranza. La versione definitiva sarà revisionata, poi Peveraro la consegnerà all'opposizione. I risparmi saranno ricavati in parte dai risparmi che la Regione Piemonte intende fare con le nuove gare per le forniture di energia elettrica e di telefonia e sugli acquisti dei materiali, soprattutto nel mondo della sanità. La somma così messa insieme sarà utilizzata per aiutare le fasce più deboli della popolazione ad affrontare la crisi. Andrà in misure come il sostegno alla locazione, a iniziative come i cantieri di lavoro, alle cooperative attive sul sociale. Con la consegna dell'ultima versione del bilancio di previsione 2009 della Regione Piemonte e gli esponenti del centrodestra, la palla passa nel campo dell'opposizione. Saranno quindi i capigruppo della minoranza a dover dire ciò che pensano della proposta. Ancora la città di Torino ha destinato 1.200.000 euro per la manutenzione straordinaria del palazzo storico di Via delle Orfane, che ospita tra l'altro l'Informa Giovani della città e il Palazzo dei Lavori Pubblici. Nel primo caso gli interventi riguardano il tetto, nell'altro l'adeguamento alle norme antincendio. E scadrà alle 12 del 20 marzo 2009 il termine ultimo per presentare le domande per ottenere i contributi previsti dal bando. Adottiamo un campione, l'iniziativa della provincia di Torino a sostegno dello sport giovanile, mette a disposizione per il 2008 risorse di 60.000 euro per l'assegnazione di 60 borse di studio sportive. Il bando è finalizzato ad aiutare i giovani campioni di 11 discipline e le loro famiglie a sostenere i costi ovviamente derivanti dall'abbinamento tra attività scolastica e sportiva. Ora spazio al sole, la luna, i mercati e i santi del nostro consueto almanacco del giorno. Oggi è giovedì 11 dicembre, il 346esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 19 giorni alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 7.27 e tramonta alle 16.39, la durata del giorno è di 9 ore e 12 minuti. La luna sorge alle 15.12. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda tra gli altri San Damaso e San Savino da Piacenza. Papa Damaso I ordinò a San Girolamo la traduzione latina e la revisione della Bibbia. Ottenne a Roma la separazione dello Stato dal paganesimo legando alla sede apostolica tutte le chiese. Onorando la memoria dei caduti nelle catacombe, gli affermava l'unicità e la continuità di quella chiesa per la quale i testimoni della fede avevano versato il proprio sangue. Ribadiva la sovranità dello spirituale sul temporale, esaltando non i grandi del mondo, ma i campioni di Cristo. Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo nel 1944 Gianni Morandi, nel 1950 Nino Frassica, nel 1968 l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli, nel 1973 l'attrice Anita Caprioli. Proverbio del giorno in lingua piemontese: chi sgheira smenna, chi scansa argoi, chi sciupa semina, chi risparmia raccoglie. E ora lo sport, il calcio, non sarà una di quelle partite che entrano nella storia, ma questo Juventus batte Borisov ha permesso ai bianconeri, nonostante il pareggio per 0-0, di arrivare primi nel loro girone di Champions League. Notizia bella per i bianconeri che almeno scongiurano negli ottavi nomi da brivido come il Barcellona, il Manchester United oppure il Liverpool. La Juve però ha mantenuto fede alle promesse della vigilia, ha giocato per vincere e le ha tentate tutte sino alla fine.